Sun. Urban. Urban. Dalecia. Cisco. Miau. De Vito. Pelussi. Miera. Bonotto. Giovanni. Sindaco. Antoniazzi. Modo. Lazzo. Udolin. Sacconi. Furlan. Zania.
Mi padre dice, si dà virtù, e abbiamo scritto solo 800 euro circa, alimentando dei luminari, e avanzando vedremo una riprendere in quel capitolo, ma non perché non si fossero i soldi, perché si dovevano rispettare il patto di stabilità. E anticipo già una cosa che subito vedremo anche in futuro, visto che si parla di conti, e che recentemente abbiamo tenuto una riunione con il responsabile dell'ufficio tecnico, dell'ufficio economia, con il segretario, per valutare la situazione del 2010 e capire quali manovre possono consentirci di rispettare anche per questo patto di stabilità. Credo, ecco, adesso ho determinato una serie di correttivi, credo che riusciremo, quindi la nostra azione, salvo notizie diverse che non saranno in questi giorni, stiamo monitorando meglio la situazione, credo che faremo di tutto perché anche nel 2010 riusciamo a rispettare questa norma del patto, anche se ci rendiamo conto che probabilmente sarà l'ultimo anno che riusciremo a farlo, perché poi i conti si raggiungono ed è naturale, come sapete è successo per altri comuni, quest'anno è toccato a Belen, è toccato a Belenia, e nel 2009 parlo di sicuramente già qualcun altro si aggiungerà, e credo che ne giungano in gruppo tutti i comuni quando dovranno cadere sotto questa mannaia della violazione del patto di stabilità. Andiamo a vedere da dove sono emerse, mi limito a delle voci principali. Allora, ci sono delle maggiori entrate e delle minori entrate. Quali sono le maggiori entrate sostanziose? Allora, abbiamo intanto, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF comunale, che costa 1.800 euro in più, qua, come detto tante altre volte, l'ufficio regionale fa un calcolo a inizio anno prudenziale, quindi su una cifra grosso modo annuale di 400.000 euro che iniziano con questa voce, però che i 14.000 non sono gran cosa e possono essere accertati poi nella loro effettiva montare solo nel corso dell'anno, quindi spiegata questa ulteriore somma entrata, così i 7.800 euro in più sui contributi statali di finalità diversa, anche qua si parla di 700.000 euro circa l'anno che iniziano, quindi gioco forza che i 7.000 euro possano arrivare in più. Il problema sarebbe se arrivasse in meno, perché vuol dire che l'ufficio non ha lavorato bene o non è stato comunque prudente come dovrebbe essere ogni ufficio ragioneria. Qualcosa in più sulle sanzioni amministrative, però non pensiate che siano entrate in più. In realtà noi, se per ricordo, dovevamo già inserire il settamento a novembre, eliminato una parte di entrate della sanzione amministrativa, perché visto l'andamento delle sanzioni, soprattutto del consorzio